Ok, oggi è il giorno di fai i tuoi backup, voglio consigliartelo anche te, salva i tuoi dati, salvali, salva i tuoi dati, ok? Salva i dati, quindi esci, vai a comprarti un hard disk esterno e salva i tuoi dati, perché stanotte mi hanno veramente salvato il culo. Questa è l'unica vera, diciamo, controindicazione di vivere in campagna dove vivo io, cioè che per qualsiasi stronzata devi prendere la macchina, oggi anche piove, che due palle, veramente il tempo di merda. Bel tempo di merda. Eccola. Ok. Per la puntata di oggi della vita di Fra, che dovrebbe essere giovessito se i miei cavolti sono i giusti, vi parlo di una cosa molto importante, ok? Che è, magari se accendo le luci metto la cintura, è meglio, che è salvare i propri dati in modo sicuro, ok? Allora, i casi sono due: o avete un Macintosh e quindi potete comprarvi una Time Machine, che penso che sia l'acquisto più giusto che potete fare con un Mac, perché è praticamente un hard disk esterno che vi salva tutti i vostri dati, anche temporalmente se ha spazio di farlo. Quindi metti che vi si incastra un file di Word, voi potete dire riporta questo file a ieri, l'altro ieri, una settimana fa, e lui fa i giornalieri della settimana e i settimanali del mese scorso. Con anche un plus, che è praticamente se vi si completamente disfa il Macintosh, voi potete praticamente riportarlo alle impostazioni di fabbrica e durante la fase di reinstallazione dire ok, prendi tutti i miei dati dalla Time Machine e vi ritroverete praticamente nel corso di una nottata, ma anche meno, tutto il vostro Mac come l'avete lasciato, ok? Questa opzione con Windows è un po' meno user friendly, ok? Perché ci sono i backup di Windows, ma non sono così efficaci, ok? Non riescono a essere così, proprio così giusti. Quindi adesso si va all'Unieuro, si compra un altro hard disk, non contento di quelli che ho già preso stamattina, perché me la sono vista brutta per un danno che ho avuto, non uno ma ben due macchine di casa mia, che sono quelle su cui lavoro, e quindi voglio prendere un altro hard disk gigante per far da Time Machine al mio Mac. Qualsiasi hard disk esterno può far da Time Machine, potete anche non prendere quella originale dell'Apple che costa una follia, qualsiasi hard disk esterno può essere una Time Machine, così uso l'hard disk che sto usando ora di backup, che è un filo più piccolo, per fare da paracadute invece al mio sistema PC, perché il mio studio è composto da due computer, cioè un PC e un Mac. Come avrete notato, oggi non sono andato al lavoro, ho chiamato una giornata di ferie per risolvere sto casino. Facciamo passare l'allegra famigliola. Guarda lì che belli. Che schifo. Unieuro, the best place in the world. Look at this. Holy shit. Ok, quindi se avete un Mac Time Machine, se avete un PC da Windows 8 in poi, quindi 8 e 10, avete una Time Machine già integrata e la trovate sotto backup e ripristino. Se invece avete un Windows 7 o un Windows XP, ci sono dei software che lo fanno, però il mio consiglio è di farli un po' a mano, cioè salvatevi i file che più vi che per voi sono più importanti su un hard disk esterno. E siete a posto, mettetevi magari dei post-it o dei remind ogni settimana di salvare i file su un hard disk esterno. Grazie a tutti, questo è tutto per la vita di Fra di questo giovessito. Quindi in realtà oggi non è un sito, ma è un sito fisico, cioè alza il culo, vai all'Unieuro. Non sono endorser di Unieuro, vai dove cazzo vuoi e comprati un hard disk e salva le cose, perché sennò poi arrivate da me, non c'è come va più l'hard disk, ho dentro tutte le foto della mia famiglia, schifo.